La terza dose sarà probabilmente necessaria per tutti. Nelle vaccinazioni, il richiamo, terzo richiamo è qualcosa di estremamente normale. Nelle prime due dosi abbiamo così, stimolato il sistema immunitario, la terza dose lo serve per mantenere questa immunità nel tempo. Gli anticorpi sono essenziali per proteggerci dall'infezione. Ci dicono quanto siamo in grado di difenderci dal virus. Il test sierologico evidenzia questa risposta. È importante però sottolineare che la titolazione degli anticorpi non è così essenziale. Quello che il test sierologico ti dice in maniera importante è come gli anticorpi si mantengono nel tempo. L'epidemia da Covid ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato che dobbiamo essere preparati e ci ha insegnato che non eravamo assolutamente preparati. L'altra cosa fondamentale che ci ha insegnato è che non possiamo guardare i problemi sanitari solo e unicamente a livello regionale o a livello nazionale. Ci ha insegnato che i problemi sanitari in un mondo globalizzato sono problemi globali. Riusciremo a uscire dalla pandemia solo quando saranno vaccinate anche le persone e le popolazioni più povere. In inverno dovremo anche affrontare il problema della pandemia influenzale, per cui avremo il problema delle persone che dovranno sottoporsi alla terza dose e concomitantemente affrontare quindi anche il problema della vaccinazione antinfluenzale. Da questo punto di vista abbiamo però delle notizie ormai rassicuranti della possibilità di somministrare entrambe le dosi contemporaneamente senza particolari problemi, per cui a livello di sicurezza e di tossicità non dovrebbero esserci assolutamente problemi a co-somministrare entrambe le vaccinazioni nello stesso momento. Thank you.